Investor vuole essere anzitutto una rivista presuntuosa. Questo è anche il leitmotiv che cercherò di dare stasera nella presentazione della rivista. Presuntuosa perché l'idea è quella di fare un prodotto che si discosta da quello che è il panorama editoriale, senza voler dire meglio o peggio, ma vuole essere una rivista che soprattutto vuole stare sulla scrivania dei promotori, dei consulenti, ma anche dei clienti e dei consulenti indipendenti e degli operatori bancari. Essere sulla scrivania vuol dire essere utile, trovare sempre qualcosa che possa alla fine della fiera darci quello spunto per crearci un metodo di lavoro che sia effettivamente caratterizzante e personale soprattutto. Investors nasce con questo numero zero e si propone di percorrere tutto il 2016 con sei numeri. I sei numeri avranno cadenza bimestrale a partire dalla fine di gennaio e in tutto questo iter del 2016, alla fine dell'anno, tirando le somme, vorremmo davvero che ciascuno di voi che lo legge, che lo segue, possa aver ottenuto tutte quelle informazioni per farsi davvero un metodo di lavoro innovativo. Non per nulla il libro che presenteremo in ogni numero e che apre questa sequenza di libri consigliati è un libro di un'autrice giapponese, Il magico potere del riordino, che è quello che vorremmo sposassero anche tutti i nostri lettori. Riordinare un modo di lavorare e consegnarsi un nuovo metodo per affrontare il rapporto con i clienti e con i mercati.